Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento per la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e naturalmente tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che è gratuito e nella descrizione del video troverete tutti i link. Ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale YouTube, vi invito a farlo. Allora, come sempre, vi ricordo che questa serie su Farming 22 è una vecchia serie che io ho portato fino a qualche mese fa. La portavo su Farming 19. E naturalmente grazie al suggerimento del gran maestro Jason Farmer, che saluto naturalmente, è partita questa serie qui su Farming 19 e facciamo naturalmente un bel applauso a tutti. A tutti voi. Allora qua. E quindi dicevo, facciamo un bel applauso al nostro Jason Farmer. Willa, guerriera carissima, buon pomeriggio a te. Ragazzuli, mi raccomando, passate nel canalozzo della mitica guerriera, iscrivetevi, attivate le campanellozze. Sirius, oh, buongiorno. Grazie per il follow, benvenuto nel canalozzo. Allora, facciamo uno shootout alla nostra mitica guerriera. E diamo il benvenuto al nostro Sirius Black 87. Benvenuto nella famiglia Ozza dello Ziodab e Tuz e Tuz. Eccolo qua. E facciamo un bel applauso. Thank you so much. Ok, Moreno, poi vado a controllare. Allora, ragazzuoli, oggi andiamo con la bara a quattro ruote che abbiamo acquistato nell'episodio precedente. Naturalmente, amici di YouTube, se vi siete persi l'episodio precedente, vi invito ad andarlo a guardare. Allora, ecco qua, apriamo anche lo sportello. Abbassiamo il finestrino. Oppla, bellissima. Ora guardiamola dall'interno, ragazzi, e vi faccio vedere che questa mod è spettacolare. E naturalmente, se siete interessati, vi ricordo che nella descrizione del video trovate anche il link, la lista mod, scaricate il pacchetto. Questa mod ovviamente la si trova sul mod hub esterno kingmods.net. Ma se sei a YouTube e vai nel canale, nel mio canale YouTube, nella descrizione dei video di Farming trovi anche questa cosa, anche questa mod. Allora, andiamo a dare un'occhiatina dando alle pecore, che l'ultima volta non ho dato un'occhiatina proprio il massimo. Quindi, a proposito, siccome ci sono alcuni di voi che sono nuovi in questa serie, ve la porto a vedere. Esatto, sì, ovviamente PC, sì, in modo esterno. Allora, intanto andiamo a vedere tutte tranne ovviamente alcune mod. Questa ad esempio si trova nel mod hub ufficiale. Ora non so se sia compatibile anche per console. Credo che
e dovrebbe essere compatibile per console. Allora vediamo un attimo, ora vi faccio vedere anche la mod qual è. Così, allora, animali, pecore. Allora, non ho ancora installato le mod quelle lì per produrre il latte di pecora, ma lo farò più avanti. E sono i pascoli aperti, ecco qui. Sono questi qui. Io ho messo questa da 195 pecorozze perché naturalmente mi daranno una mano a produrre la lana. E che, devo essere sincero, ragazzuoli, ecco qua, vedete già i primi due pallet di lana. Poi andiamo avanti, faccio fare un piccolo giretto, naturalmente ringraziando come sempre tutti quanti voi per l'affetto che mi dimostrate. Allora, poi qua ci abbiamo la Renault 5, poi non vi preoccupate che lo zio Dab poi porterà ancora altre auto mitiche degli anni 80 e anche qualcuna del 90. Qui abbiamo il pollaio all'aperto, quindi fa parte sempre di quel pacchetto open, open pasture, pare che si chiama la mod che trovate nel mod hub ufficiale. Stessa cosa ovviamente anche per i maialozzi, eccoli qua. Ui. Big big, hanno mangiato pesante lì, i ragazzoni. E poi, e queste qua, poi abbiamo questi storage, non mi viene il termine, questi sistemi di per tenere in ordine le balle di insilato, paglia e fieno, anche le balle di cotone, le ho viste nella, in una delle live della zappa storta. Poi vi faccio vedere ancora altre cose, faccio vedere un pochettino dove ho posizionato la casa. E ovviamente abbiamo anche la mod del CB, che vi ricordo che la trovate nel mod hub esterno, quindi in kingmods.net. Sì, ovviamente dietro questa serie ci sono diversi mesi di lavoro, sia qui sia anche nell'altra serie. Poi questa fontana, stessa cosa, se non ricordo male, dovrebbe esserci nel mod hub ufficiale. Qua da pranzo. Ok, Morino, hai fatto tardi oggi. Vai tranquillo, buona carica pappatoria. Quindi noi abbiamo questo bel vialetto. E la mod dall'interno, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. La mod di questa Renault 5 Turbo. Poi qui ho messo la casetta con il garage, che ovviamente utilizzo veramente pochissimo. Infatti qui ci vengo soltanto off camera quando vengo a preparare per il giorno successivo la serie. Questa la trovate ovviamente nel mod hub ufficiale, tutte queste mod qua. Ho deciso di spostarlo un pochettino più giù qui perché mi ero reso conto che a parte che l'ho fatto anche nella serie precedente, anzi in realtà nella serie precedente avevo, se andate a vedere su YouTube, avevo creato dei piccoli cantieri sulla strada, e quindi già volevo dare l'idea di quelli che erano i lavori che stavo facendo per sistemare la situazione qua. Quindi qua ci abbiamo la bella fontanozza che ci abbevera, poi ovviamente qua abbiamo una bella situazione di insulation che sta ancora in fermentazione, sì, perché in effetti ho dovuto rifare il tutto, quindi ho rimesso un altro volta tutta la situazione qua sotto e ho fatto l'insileto, ovviamente fresco fatto. Però ragazzi, devo essere sincero, questa Renault mi arba, e guardate cosa c'è scritto sulla targa: bara 4 ruote.
E fra le altre cose si vede anche lo specchietto retrovisore. E ragazzi, circa 30 MB pesa questa mod, però ne è valsa la pena. Allora, poi abbiamo, vabbè, le solite strutture. Qua ovviamente ci sono Animal Foot, che praticamente questa mod, se non ricordo male, questa sta nel mod hub ufficiale, che vi permette naturalmente di produrre sia cibo per i suini e sia il cibo per le mucche. Infatti vi faccio vedere, andiamo sulla chiave di Sol e vediamo che con i soliti ingredienti messi direttamente nel silos interno, ovviamente lui va automaticamente in base alle nostre esigenze, in base alla nostra scelta, ovviamente ci va a come si dice, a produrre il cibo che ci serve. Poi vi porto a vedere, allora, il parco mezzi ve lo faccio vedere così molto al volo. Ovviamente queste sono tutte mod che trovate nel mod hub ufficiale, tutte, quindi sia i mezzi, e ovviamente non possono mancare i mezzi del grande Peppe 978, che saluto naturalmente, ringrazio, caro Peppe number one. Vi faccio vedere questa bella mod del Turbo Star, ragazzi. Ovviamente questa qui è per se non ricordo male, questa è per crossplay. Poi c'è Iveco, invece, dove c'è scritto Iveco, che invece è quella per il solo per PC. Qui abbiamo la stalla che richiama quella che era la stalla del 19. Poi vediamo un po' cos'altro di noi c'è. In mezzo questi qui li conoscete, Mother Beans, là, quella, il cassone enorme. Poi adesso vi porto nella piccola area di produzione dove noi produciamo sia il mangime minerale, ma anche il biodiesel, il diserbante, fertilizzante solido e liquido, che naturalmente la mod del fertilizzante solido e liquida la trovate nel mod hub ufficiale, mentre invece questa qui, stessa cosa, si trova nel sito kingmods.net insieme alla produzione dell'erbicida. Questa qui si mette acqua, sale, antigelo, calce viva e diesel, ovviamente, e lui va a produrre il diserbante. Ciò ovviamente ci permetterà tra virgolette un piccolo risparmio. In effetti noi andremo a pagare solo all'inizio, diciamo per il primo ciclo andremo a pagare il costo della struttura, poi successivamente si ammortizzano le spese nell'arco di un anno, quindi si andrà ad acquistare poco materiale e quindi autoproducendolo si risparmiano tanti bei soldini. Qui invece si mette, vediamo, che qua non mi ricordo, sì, barbabietole tritate, calce viva, erba, e lui genera mangime minerale, e se ben sapete, se ricordate ovviamente, costicchia e non poco. Poi vi faccio vedere l'altra chicca, quindi abbiamo la produzione di fertilizzante liquido e solido, che ovviamente in base a per quel che riguarda il fertilizzante solido si può utilizzare il concime, i liquami e mi pare adesso mi sfugge, comunque ci sono tre mod a disposizione. Queste le trovate nel mod hub, e per creare il Everyone, there is only 30 minutes of daylight left. Please plan accordingly.
Ok, thank you. La moda del CB ci ha detto che fra mezz'ora il sole dovrebbe calare. Quindi in effetti per creare il fertilizzante liquido si aggiunge l'acqua al fertilizzante sole. Qui abbiamo invece una mod che abbiamo visto. Oppla, che ha fatto? Scusate, per errore ho schiacciato un altro pulsante. Ritorniamo un attimo là, ecco qua. Dicevo che questa mod l'ha utilizzata anche il grande maestro Nick, che saluto naturalmente, ed è una mod che lui ha praticamente ha utilizzato già in una vecchia serie. Allora, visto che ci troviamo, anche se non ha bisogno di presentazioni, naturalmente gli faccio lo shootout per chi non lo conoscesse, per chi non lo seguisse. Ragazzi, come sempre vi invito a passare nel suo canale, ad iscrivervi, sia canale YouTube che su Twitch ovviamente. Mi raccomando, attivate la campanella. Allora, ok, perfetto, via, abbiamo occhio, perfetto. Mi sto facendo fare un piccolo giro, chiedo scusa per quelli che sono un po' più già rodati in questo canale, ma mi fa piacere, insomma, fare gli onori di casa. Quindi, ovviamente, dimenticavo poi, qui ovviamente, con la colza e con i semi di girasole noi produciamo il biodiesel, ma con il biodiesel noi produciamo, tramite gli scarti di lavorazione, il cibo per suini, il che non è male, soprattutto se si vuole produrre molto fertilizzante. Infatti con il concime in generale si può creare un bel po' di fertilizzante, e soprattutto nelle missioni ci torna sempre utile. Ovviamente con la precision, ovviamente ciò farà aumentare anche il bonus di resa. Qui abbiamo ovviamente il trigger in uscita del mangime per i maialozzi. E adesso vi porto nell'area industriale, nell'area quella lì, diciamo così, dove poi ci sono le produzioni. Queste, diciamo che ci sono delle produzioni, ma sono prettamente, diciamo così, per la parte della farm. Poi invece adesso vi porto dove vi porto adesso invece ci sono le produzioni, dove ovviamente noi andremo a appunto a creare, a produrre prodotti ovviamente per poi venderli. Sirius, tu sei da console, giusto, se non ho capito male, se giochi anche tu con Farming 22. Bara a quattro ruote, da notare la Dark. Allora, qua ci avviciniamo all'area industriale. Ovviamente ho dovuto riadattarla un pochettino, in effetti, perché rispetto a 19 molte produzioni non c'erano rispetto al 22, quindi ho, diciamo così, ho riadattato la storia. Qua ovviamente abbiamo anche il ranch dei cavalli, abbiamo i cavalli storici, che è Totò. Allora, Totò dovrebbe essere, vediamo un po', questo è Totò. Sono i cavalli, diciamo così, storici anche della serie, della vecchia serie. Qui abbiamo Rog, questo è il fratellino del cavallozzo che poi vi farò conoscere. Rog è l'ultimo arrivato in famiglia, vediamo un po'. Rog, perfetto. Poi qui abbiamo Sofia, ovviamente in onore della grande Sofia Loren. Per chi non la conoscesse, una grandissima attrice napoletana. E infine, signore e signori, vi presento
E Tuz primo, noi, dove sto? Allora sto, e Tuz. Eccolo qua, il cavalluccio che... Il cavalluccio porta fortuna di questa serie. E non a caso il Tunzi Tunzi di Moreno nasce proprio da qui, dal famoso e Tuz a quadrato. Quindi abbiamo cercato di replicare con le mod la vecchia, il vecchio posizionamento della vecchia serie, suggeritami ovviamente dal mitico e gran maestro Jason Farmer. Poi queste mod, va bene, sono le classiche, abbiamo la conceria, abbiamo il panificio industriale, poi qui abbiamo fatto un'arietta un po' strettina qua, ovviamente abbiamo messo anche il granary, il mulino quello lì dove ci va a produrre anche cracked corn. Qui abbiamo il trigger del miele, ecco qua. Qui ovviamente i cracked corn li verrà a prendere sfusi sotto il tubo erogatore, perché diventa un po' una rottura di scatolette trovarsi spawnare il pallet, e ovviamente noi serve per alimentare anche le galline. Infatti le galline non solo ci vuole frumento orzo, ma ci vogliono anche semi di girasole, anche sorgo e appunto i cracked corn. Poi qui abbiamo la fabbrica dei cereali, qua noi ovviamente mettiamo a tritare le polpe e recuperiamo sia i liquami che ci permette, che possono essere riutilizzati appunto per il fertilizzante, le pietre per creare la calce viva, e poi ovviamente è tutto. Qua abbiamo la sucrerie, questa qui è una mod che si trova nel mod hub ufficiale. Allora adesso ci andiamo a fare il giro, andiamo da Peppiniello, la nostra mascotte, il nostro cacciottone, che nella serie dei Farming 19 abbiamo adottato. Quindi amici ed amiche, se dovete prendere il cacciottone, andate nei canili, nei gattili, che esso sia, e adottateli, perché ci sono tanti gatti e tanti amici pelosi che hanno bisogno di amore. E soprattutto mi raccomando, non abbandonateli, ma raccomando, non fate i fratacchioni, ma raccomando. Ogni tanto qua zio Dab si fa pure, fa anche un po' di campagne di sensibilizzazione. Poi qui vabbè ci abbiamo l'essiccatoio, poi ci abbiamo anche il silos che ci va a creare la situazione, comunque poi ci abbiamo, oltre a questo, ci dovrebbe essere anche, adesso andiamo sopra, ci spostiamo e vi porto a visitare l'ultima parte della farm, ovviamente riadattata qui un pochettino, così non vi preoccupate. Allora qui abbiamo messo la serra, quella per produrre il cotone, e poi lì in fondo naturalmente abbiamo messo un po' di serra. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto un breve giro, ovviamente qualcuno annoiato su Twitch ha sbadiato e se n'è andato. Allora, detto questo, iniziamo a vedere un po' quelle cose da fare. Allora, intanto direi saluto, ovviamente ringrazio tutti coloro che si sono fermati e che ovviamente dopo un po', giustamente, se ne sono andati. Allora, adesso
dobbiamo preparare un po' la situazione. Vediamo se c'è da fare qualche missione. Comunque, bellina la moto questa qui. Allora, facciamo così, nel frattempo io metterei un operaio a lavorare sul campo, così mi anticipo un pochettino di lavoro. Questa la mettiamo qua. Ok, vamos a bailar esta vita nuova. Allora, eccolo qua, mettiamo a lavorare un attimo l'operaio sul campo, così nel frattempo noi mettiamo il curse play. Ecco qua, allora. Ui, che ha fatto? Sbagliato. Mi sbaglio sempre di bottone, allora. Ecco qua. Allora, poi ovviamente ho già spiegato precedentemente come funziona la parte del cibo. Allora, per fare i lavori dobbiamo fare così, crea lavoro, curse play, ok, quindi posizione del campo e mettiamo qua, posizione del bersaglio, che saremo noi, mettiamo così. Allora, 9 metri, ok, righe per terreno, vabbè, noi lasciamo tutto così, tracce perimetrali, non c'è bisogno, quindi facciamo genera percorso. Roger that. I'll get it done. Good to see you, boss. Ecco qua. Allora, nel frattempo vediamo un attimino la situation. Allora, intanto oggi andremo a provare un'altra mod che si trova sempre nel mod hub esterno. È una serra. Vi anticipo già che è una serra. Dove potrei metterla sta serra? Intanto mi servirebbe un deposito per le balle di cotone. Quindi oggi vediamo un attimino come meglio possiamo realizzare questo progettino. Cercheremo di metterlo più o meno in questa posizione qua. Quindi allora, forse conviene metterlo qua, vediamo un po', poi eventualmente correggiamo. Iniziamo quindi il nostro progettino. Naturalmente, come sempre, saluto e ringrazio i moderatori, le moderatrici del canale. Oh, grande Moreno, ho visto la tua foto. Grande Moreno ha ricevuto la targhetta di super mega presidente da parte di della Giants. Facciamo un bel applauso al nostro Morenoschi e Tuzze Tuzze. Naturalmente, congratulazioni, caro Moreno. Anche tu sei riuscito a raggiungere un bel obiettivo. Grande Morenoschi e Tuzze e Tuzze e Lario là.
Caparogero. Allora. Quindi facciamo, iniziamo il progettino, iniziamo le poche, on va commencer le poche, quindi vediamo un po', facciamo un altro applauso. Perfetto ragazzi. Ok, allora ragazzi, cominciamo a fare la situazione, quindi bando alle ciance, ciancia alle bande. Abbiamo detto che dobbiamo cercare di metterle in quest'area qua, cioè qua di qua. Quindi ampliamento mi pare? No, container allora. Mo setup, mi si scordate dove sta. Vediamo un po'. Allora, non sta qua. Silos. We making the silos. Allora, qua mi sa che non c'è. Capannoni. No, non è qua. Ampliamento silos. Vediamo un po'. No, abbiamo detto qua no. Non è attrezzi, non è fattorie. Animali può essere. Edifici. Allora, vediamo un po'. Mi sa che Zedab qua fa una bella gaffuccia. Gaffes. Allora, dove sta? Questi sono i silos. Allora, sta in qualche altra, in qualche altra situazione. Allora, vediamo un attimo. Adesso mi sono proprio scordata. Allora, vediamo un po' da qua. Allora, questi sono i mezzi. Vediamo da qua se ci esce. Mi sa che... Ah. Non sta qui. Mi addosta. Come si chiama? Storage. Vediamo un po'. Allora, silos. Vediamo se sta qua per casa. Eccoli qua, stanno qua, stanno qua. Ecco qua. Ecco qua. Voilà. Speriamo di non fare grossi danni, ovviamente. Vediamo se ce ne sono altri. Ok, sì, è questo qua. Ok. Perfetto. Bel storage. Allora, ovviamente qua noi adesso avremo da fare un bel po' di lavori, quindi non vi preoccupate. No preoccupation. Allora, come sta messo qua? Allora, facciamo approssimativamente così, quindi a filo di colto qua, ecco qua, vediamo un po'. Mi sarei aspettato un danno maggiore. Ok, iniziamo subito i lavori di adeguamento. Allora, ecco qua, quindi smussiamo prima. Poi un po', qui ovviamente bisogna fare un po' diversi passaggi prima di avere un risultato decente, quindi
ci vuole un po' di pazienza. We have to be patient during these phases because we have to pass a few times before having the good result. Allora qua devo alzare un po'. Vediamo un po'. Beh, tutto sommato va molto meglio. Molto meglio. Poi facciamo anche il test con il mezzo. Anzi, quasi. Fammi prendere un mezzo e iniziamo a vedere. Ah, ma qua ha fatto un danno enorme. Appariamo prima qua. Facciamo così. Ha fatto un po' un dannuccio. E salutiamo anche l'amico Dennis, un altro amico del canale. Chi è? Andi, preoccupare, tranquillo, amorino. Qua ho fatto un mezzo macellozzo. Vediamo un po', forse. No. Da un macellozzo forse sono riuscito a fare un'apparition decente. Vediamo un po'. Mi sembra accettabile, anzi. Forse devo un po' alzare qua, davanti all'alberozzo. Comunque, grande Moreno, ho visto la targhettozza, grande Morenoschi. Ho fatto il doppio applauso, quindi il pentaplausen. Ottimo. Ah, quindi era questo che ti stava arrivando. Grande. Pubblicalo anche su Instagram. Vediamo un po', forse così abbiamo un po'. Beh, decisamente meglio. Vediamo un po' come va con il mezzo. Ovviamente i lavori li facciamo in notturno, anche se sinceramente non mi sembra malaccio, eh. Qualche sbatti ci sta. Ah, sfido. Grande Moreno. Bravo Morenoschi. Hai fatto un grande situazione qua. Allora. Quindi. Allora qua mi pare. Questa fa un po' pena. Ma qua. Dobbiamo alzare un pochettino l'angolozzen del fringuellozzen. Quindi questo punto qua lo solleviamo un po', ecco qua, voilà. Poi mettiamo un po' di erbetten, quello non può mancare. Mettiamo un paio di giurelli. Allora, a proposito dello sproposito, qua devo migliorare un pochettino, perché un mearba. E salutiamo il mitico Fenbus 08. Fenbus, bus. Opla, ecco qua. Allora, questo un po' di smussatura, ecco qua. Ci vuole tanta pazienza, caro Moreno. E io qua su questa mappa ci ho fatto soltanto questi lavori qua, solo ed esclusivamente lavori di questo genere. Allora, sotto qua però gli mettiamo questo qui, ecco qua. Allora, qua è andato. Mo dobbiamo vedere un attimino qua.
Allora, qua c'è sta striscetta, la strisciozza, eccola qua, quindi dobbiamo alzarla un po'. Si è creata anche la rampa, però ovviamente c'è da smussare, da alzare un po' il bordo qua, perché è troppo netto. Vedi Moreno, quando sono queste cose qua ti devi mettere con una grande pazienza. Quindi solleva, così occhio si vede, ecco qua, stessa cosa qua, poi ripristiamo. Allora vediamo un po', otticamente devo soltanto smussare un po' l'angolozzo e le je son fille. Sì, hai ragione, una settimana prossima ci mettiamo e andiamo a fare un poco di... mi sa che Moreno mi vuole mettere a fare i lavorozzi. Se c'è qualche cosa su qualche mappa un po' particolare, non ti preoccupare, ma basta che mi mandi il salvataggio. Allora facciamo quest'ultimo test e vediamo come va, ma credo che tutto sommato, meglio di così non si può fare. Dobbiamo soltanto aggiungere un po' d'erbetto qua a fianco. Allora ho notato soltanto a fianco qua che c'è un bozzo esagerato. Ma smussiamo un pochettino, anzi più che smussare utilizzerei questo. Poi smussation, più piccolo non si fa. Allora smussiamo un po' gli angoli qua. Ogni promessa è debito, Moreno, e tuzzi. Allora qua smussiamo un po' il bordino, che se perché non si smossa. Ecco qua. Ok, dai. Mo fra poco Gingeros, la signora della centrale, ci avvisa che si è fatto ora di andare a ringasare. Allora mettiamo l'erbozza, ovviamente. Ecco qua. Mettiamo qua, metterei la roccia invece. Questo qua metterei, non so perché, ma misto alla una bella roccia finta, ovviamente. Ecco qua. Però qualche fiore ci vuole. Mettiamo la stella alpina. Alpine. Piante. Mo ci mettiamo un po' di lavanda qua. Mettiamo un po' di bianco. E questa qua. Ecco qua. Ok, questo è un lavoro che avrei dovuto fare da un po' di tempo. Allora qua però non mi piace. Lo zio Tab è troppo preciso, ragazzi. Troppo. Un po' troppo pignolo. Vabbè, questo non mi fa smussare, quindi va bene così. Così adesso mettiamo anche le balle di cotone, le tre ballozze le andiamo a già posizionare. Scendiamo la beciandozzo. Ecco qua, poi vi faccio vedere anche una mod che ho trovato sempre sul mod hub esterno, che ci permetterà, dice, di essere una serra veloce, ma non è, vedrete che non è la classica serra del gioco, ma vedrete anche la forma un po' particolare. Morenoschi, tuzzi, dai, facciamo i fringuelloschi. Dai Moreno, grande Moreno, ragazzi, passate nel suo canale YouTube, mi raccomando,
iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate le campanellozze, ma ovviamente... The time is now 6 o'clock. Everyone, there is only 30 minutes of daylight left. Please plan accordingly. Ok, grazie. Ci ha avvisato che sono... ci ha dato il segnale orario. Ha detto sono le 6 in punto. E ci resta mezz'ora di luce diurna, luce solare. Oh, però senza volerlo. Fra poco dovrebbero apparire le ballozze di Cotone. È comoda sta la mod questa qui, che ti permette di mettere anche un po' le balle, tutte ste ballette sistemate. E poi quella del CB è particolare, perché ovviamente ci permette di avere un gameplay particolare. kingmods.net. Nel frattempo ci abbiamo anche l'operaio qua, che ha quasi finito di lavorare il terreno, ma noi ovviamente andiamo avanti. Sì, la voce in inglese, beh, ma tanto non è che, diciamo, i messaggi più o meno sono sempre gli stessi. Dice che se piove, queste cose qua. Allora, però non ho capito una cosa qua, perché non le fa. Opla, fatta una bella, ecco qua. Mi sa che devo ripristinare poi off camera, mi sistema anche un po' qua dietro. Effettivamente fa pena qua, eh. Non vorrei dirlo, ma fa le sciamonte pena. Allora, vediamo un attimo com'era qua, giusto? Cotone. Allora, questo ci crea le balle, pallet. Ah, ok, quindi abbiamo due opzioni. O fare uscire la balla, oppure il pallet. A noi però per il momento non è che ci interessa. 30.000 litri. Queste mi pare 10.000 litri. Diciamo che la mod è un po' lenta a lasciare, a far vedere le ballozze. Nel frattempo ci andiamo un attimino a sistemare sto board, che effettivamente va bene, ragazzi. No buono, no good. Ai ai ai. Allora, stessa cosa qua. Come si fa? Ecco qua. Allora, facciamo così. Poi facciamo così. Mi sa che dobbiamo smussare, infatti. Allora mettiamo questo qua, quadrato. Mettiamo un po' più distante, ecco qua. In modo tale da non toccare la superficie piana. Ecco qua. Meglio di così non si può. Allora, qua quasi quasi su questo frontale metterei un po' di roccia. The rock. Rock and rolling. Per esistere, rock and rolling. Rock and rolling. A silenzio che c'è. Siamo sempre noi. Radicali liberi. Ecco qua. Bravo Moreno, bravo Moreno, che ha ricevuto un bel premio dalla Giants. Giants. Allora, non è questo, questi qua, questo. Una bella inflorata. Però noi ci mettiamo anche qualche ciuffetto di situazione. Ecco qua, diciamo che siamo proprio al limite. Beh, che qua devono soltanto spawnare. Questa è l'uscita e questo è l'ingresso. Ok, allora mi sa che l'overaio là è quasi finito. Lo mettiamo a sistemare anche l'altro campo. Qua c'è da... sì.
c'è da sistemare. Allora andiamo a prendere il tratto rozzo, andiamo a togliere un po' di peccia. Vado a recare. Ok Morino, buona registrazione. Saluta l'ospite che c'hai in registrazione. Ragazzi, noi naturalmente salutiamo ancora una volta il grande Morino, gli facciamo ancora un bel applauso per il risultato raggiunto. Naturalmente ragazzuoli, vi invito a passare nel canale di Morino, mi raccomando, iscrivetevi. Allora, facciamo anche un po' di pubblicità. Al nostro Morino. Allora, e naturalmente salutiamo e ringraziamo la mitica guerriera che ci è passata a salutare. Oh, Caparogero. Ma allora, andiamo avanti, quindi abbiamo detto, sì, dobbiamo raccogliere le pietre. Il preto. Questo è un mod che si trova nel mod hub esterno, in kinkmods.net. Ah, qui ovviamente ne abbiamo il GPS, quindi quasi quasi, visto che l'abbiamo pagata cara e salata. Io direi proprio di utilizzarlo, così facciamo anche un lavoro decente. L'operaio l'ha quasi finito, nel frattempo ci mettiamo. Oggi ci facciamo un po' di lavorozzi, ragazzi, ci facciamo un po' di lavori by night, ci portiamo avanti un po' di sistemazione qua, che prossimamente, a parte che poi vedrete una mod davvero interessante che vi farò vedere. Breaker, I'm all done. Ok. Breaker, ha detto. Ok, allora mo mettiamo un attimo l'operaio, un altro operaio dall'altra parte e ci prepara all'altro campo. Grazie. Allora, il Morenoschi. E un Fringuelloschi. Allora, vediamo se riusciamo a trasferire il lavoro qua. Allora, di segna no. Allora, crea lavoro. Quindi, posizione del campo UI. Posizione del bersaglio. Mettiamo così. Apri menu. Semplice, ok. Genera percorso, perfetto. Ah, perché è rimasto ancora su questo campo qua. Allora, no. Che sta facendo? Ah, ok, perfetto. No. Annulla. Breaker, I'm all done. That's a big 10-4, good buddy. Avevo messo l'altro operaio. Ehi. Ci stiamo imbrogliando. Lei domani.
Scusate ragazzi, ma qua oggi... oggi le comiche. Vai, quando arriva quello... eccolo qua. Allora. Allora, abbiamo detto crea lavoro. Il campo è questo. Genera percorso, perfetto, adesso. Ecco qua. He's fired up and ready to roll. Ok, abbiamo settato l'operaio. E adesso iniziamo la fase molto ma molto difficile. E cioè questa qui. Così andiamo a recuperare anche qualche pietra per la situazione. Così teniamo il campo abbastanza pulito. Ovviamente questo, in questo momento sto utilizzando la guida assistita, quindi non è l'operaio, ma sono io, ecco qua. Bassa e vai. Ovviamente la mod, sto utilizzando anche una mod che ci permette di poter muoverci in maniera più veloce durante i lavori, quindi, e questa mod la trovate nel mod hub ufficiale. So you will find the mod that allows you to run faster during your work on the fields. And you will find this mod in the official mod app, and you can set the speed, the working speed, and you will save time during your live streaming or your job, your work on the fields. Ecco qua. Vai. No, cavata, cavata. Plier, deploy. Go. No, guarda. Ecco qua. C'è il comando del Ctrl X che se non si preme bene il Ctrl ovviamente tende a chiudere il... tende a ripiegare il macchinario che ci abbiamo posto dietro a mezzo. Naturalmente saluto e ringrazio tutti coloro che naturalmente si iscrivono al canale
E mi raccomando, quando lasciate il canale è sempre gradito. Ciao zio Dabba, io vado a guardare qualcun altro, non vi preoccupate ragazzi, perché che lo so che zio Dabba è così. Poi ovviamente ragazzuoli, voi lo sapete, mi fa piacere anche se mi passate semplicemente a salutare, quindi non preoccupate, potete anche qualora insomma non vi vada di non dovessi andarvi di stare qua, non vi preoccupate. Allora, guaglioni, ritorniamo un po' a noi qua. Qua ci facciamo sto lavoretto, poi penso che facciamo. Poi vediamo cosa possiamo. Possiamo seminare ad ottobre, perché abbiamo due campi a disposizione, quindi. Anzi, tre, per l'esattezza, quindi. Bisogna ottimizzare i tempi e vedere quello che si deve fare. Oh, abbiamo un nuovo follower, Bruno Dandese 1, grazie per il follow, scusami, benvenuto nel canale. I corvi, fra le altre cose. Vederli svolazzare di notte. È un qualcosa di divertente. Oppla. Cerchiamo di pulire per bene il campo perché rischiamo di rompere i macchinari qua. Ora questo dovrebbe essere circa 8 metri cubi, 8.000 litri di pietre di capienza, quindi dovremmo riuscire a fare abbondantemente il tutto. Intanto l'assessore ci avvisa che stiamo arrivando a bordo campo. E vai, dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Vai, dove il sole non c'è mai. Ah, ti l'ha lasciato.
Ecco, vedete? La combinazione di tasti è un po' così. Ecco qua, adesso dovrebbe andare. Oh, perfetto. Etienne. Oh yes. E quindi saluto, come sempre ringrazio Jason Farmer ancora una volta per il suggerimento. E saluto anche l'amico La Zappa Storta, insieme naturalmente a Cirillo 1974, all'amico Cayman Lori, Brixia, insomma gli amici e le amiche del canale. Grazie, thank you so much. Thank you so much everyone for supporting this small channel. Thank you. Aspetta, in tutto questo però, ecco qua, ho acceso il lampeggiante. No, faccio sempre lo stesso errore, commit. I commit always the same mistake. It's a little complicated. Facciamo il lavorozzo di notte. Approfitto anche per salutare l'amico Salvo Farmer Official, che naturalmente vi invito a passare nel suo canale, ad iscrivervi, attivate le campanellozze, mi raccomando. Oggi siamo in vena di fare un po' di caffes. Allora, ecco qua, adesso non ho sollevato il raccogli sassi. E salutiamo il mitico DJ Sassi, gli facciamo un bel applauso naturalmente alla console. C'è DJ Sassi alla console, c'è DJ Sassi. E tuts, dobbiamo fare i conti, ragazzi, come da titolo. Infatti dobbiamo dire quello che dobbiamo fare qua. Vai, go, Mach 5, la più veloce vince la corsa. Tuts, Mach 5. Nel frattempo noi qua abbiamo quasi completato la raccolta dei sassi. The rock and roll per resistere, rock and roll per difenderci, rock and roll. Silenzio che c'è, siamo sempre noi. Na 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 na. La cantava negli anni 80 il mitico Giovanni Scialpi. Shall be rock and rolling per resistere, rock and rolling. Ballo da capo giro, ballo vado a capo di chino. Oh ragazzuoli, dai su che abbiamo quasi finito di lavorare su questo cambozzo.
Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. E questa è una mitica canzone della mitica Raffaella Carrà, una mitica stella della televisione italiana, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Raffaella. Ah, sensazione unica. Ah, voglia di restare qui. Ah, voglia di ballar con te. Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, vado a capo di chino. Ecco qua. Vediamo un po'. Dovrebbe essere in funzione, credo. Credo, vediamo un po'. Sassi ci sta. Ah, giustamente. Abbiamo esaurito lo spazio, ok, vabbè. 2000 di sassi e 1200 litri d'acqua producono 4000 litri e mezzo. 4500 di... va bene. Allora, nel frattempo io direi... ho visto la... bellina, la lampada da d'olio. Wow, grandissima. Ci ho fatto casa testa. Beh, che è la prima volta che effettuo. A proposito, adesso ci facciamo un girozzo nella strada che dovrebbe far finta di essere l'aeroporto di Caporichina. Caporichina. Ballo, ballo, ballo a Caporichino. Eccolo là, già si intravede la luce, il fascio di luce sotto le piandozze. Ci facciamo un bel girozzo. Allora, questo devo metterlo qua. Sul 19 c'era una mod che praticamente permetteva di avere una sterzata molto più realistica. Mi piacerebbe anche ritrovarla qui su questo, su Farming 19, perché vi assicuro che era molto molto buona come mod. Infatti anche il rimorchio posteriore, ovviamente. Ruotava in maniera un po' più realistica. Allora, adesso ci andiamo a fare un attimo una bella cavatina alla casetta, così concludiamo questo video e facciamo anche un test per vedere se abbiamo fatto un lavoro decente. Sì, dai. Anzi, direi che ho fatto un lavoro decisamente migliore rispetto a quello che ho fatto sui primi tre gradini. Poi sapete com'è, si prende una certa confidenza fra virgolette con i mezzi a disposizione, quindi si migliora. E quindi naturalmente mi auguro che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere naturalmente. Se non siete iscritti, mi raccomando, fatelo, soprattutto voi amici ed amiche di YouTube.
Noto con piacere che in tanti guardate questo canale, ma il 90% non è iscritto. Naturalmente vi invito a farlo, per così darete una mano a questo canale a crescere. Se avete consigli per quanto riguarda le mod, come sempre vi invito a lasciare un commento. Ovviamente non dimenticate di lasciare un bel like al video. Don't forget to leave a like to the videos. And if you are not a subscriber, a follower of this channel, please, you can follow this channel for free. Allora ragazzi, ne approfitto ancora un'altra volta per ringraziare come sempre i moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche. Thank you so much moderators, friends, supporters and people that are following my social media channels. L'appuntamento naturalmente, ci vediamo naturalmente al prossimo episodio, quindi grazie mille a tutti, thank you so much, è stato un buon anno, thank you. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.